Siamo qui in piazza per protestare contro e per denunciare l'infame arresto di Nicoletta Dosio, una donna di 74 anni che ieri sera è stata arrestata in Val di Susa, colpevole solo di aver lottato per difendere la propria terra da un'opera inutile e dannosa come il TAV. Noi siamo qui per dire forte e chiaro che Nicoletta non è sola e che è stata scelta non a caso questa data per limitare al massimo la solidarietà. Questa operazione non è riuscita perché in tutta Italia, a Mantova ma in altre 40 città in Italia, in 24 ore sono stati organizzati presidi, manifestazioni, momenti di piazza, perché Nicoletta Dosio non è solamente una signora anziana che lotta per l'ambiente, ma difende e costruisce un mondo diverso su principi di uguaglianza, solidarietà e giustizia ambientale. L'arresto a Nicoletta Dosio è solo l'ennesimo passo di una repressione che c'è in Val Susa da 20 anni e in cui la risposta dei governi anche ai disegni di alternative proposte dai comitati No TAV della Valle è sempre stata quella di militarizzare il territorio per andare a proteggere un cantiere che però non sta facendo passi avanti e nel frattempo milioni di soldi pubblici continuamente vengono investiti in un'opera che è inutile e che, come le opere che vediamo nel nostro territorio, come la Mantova-Cremona, non partono dai bisogni dei cittadini, ma partono più da progetti speculativi legati alla politica.